Eccoci qui con il professor Ernesto Galli della Loggia, insegnante di storia contemporanea, e siamo qui al convegno della Gilda, la giornata mondiale dell'insegnante, e chiediamo al professore un parere su questo venir meno dell'autorevolezza da parte degli insegnanti e questo crescere di episodi che hanno portato a una maggiore aggressività nei confronti appunto del corpo docente italiano. Ma io penso che tutto dipenda dal fatto che l'insegnante ha perso la centralità che aveva, perché la funzione della docenza si è in qualche modo diluita. La scuola è diventata sempre più quella che nei documenti si chiama una comunità educativa, cioè una specie di collettivo in cui la centralità appunto del docente si è perduta, e quindi si è perduta anche la disciplina, l'autorevolezza che accompagnava la funzione del docente, e che a mio giudizio, insisto su questo particolare simbolico perché i simboli hanno importanza, era rappresentata dal fatto che la cattedra dell'insegnante era collocata 10-20 centimetri più in alto rispetto ai banchi, ciò che rendeva anche più facile ascoltarlo, poi diciamo la verità. C'è questa perdita della disciplina che si accompagnava per l'appunto a questa centralità della funzione docente, che ripeto oggi è invece diluita in una dimensione collettiva, in una dimensione in cui anche si è persa la centralità della disciplina. L'insegnante era colui che insegnava storia, geografia, matematica, scienze. Oggi invece, diciamo così, si tende a questa interdisciplinarietà, a diluire quindi anche il confine disciplinare. Tutto ciò penso che appunto ha determinato la situazione negativa che oggi si riscontra in tutte le scuole. Professore, in una battuta, quali potrebbero essere dei rimedi, delle indicazioni da dare a chi gestisce oggi la scuola italiana? Beh, è implicito in quello che ho detto prima, cioè restituire centralità dell'insegnante, che ripeto è anche una centralità economica inevitabilmente, perché questa perdita di centralità della funzione docente si è anche accompagnata a una perdita di centralità sociale dell'insegnante. La figura dell'insegnante è una figura sempre più, diciamo così, socialmente insignificante, e naturalmente questo si riflette anche all'interno della scuola. I ragazzi sono molto attenti nel percepire chi hanno di fronte. Grazie professore. Grazie a voi.